Mi dite cosa vi ho fatto? È da una vita che sto lottando per i diritti delle persone. Da una vita. 20 anni per strada a lottare per dare dignità alle persone, per dare una vita alle persone. La mia vita è stata caratterizzata dalla lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento. Voi mi volete morto. Ho sempre lottato, lottato. E lotterò contro i dipendenti dei miei genitori, qualora i loro diritti non fossero rispettati. Ma figuratevi se questa regola non sarà rispettata da parte mia, anche nei confronti della mamma di mia attuale compagna. Sono stato dalla parte della dignità del lavoro. Voi mi volete distruggere, ma avete paura delle mie idee. Avete paura di chi lotta? Pensate di seppellirmi, ma non mi seppellirete. Sono giorni che non dormo. Io non lotto solo per Abu Bakr, non l'ho mai lottato per Abu Bakr, ho lottato per le persone che voi avete abbandonato. Ho lottato per le persone che voi avete abbandonato. Mia moglie attualmente è disoccupata, è iscritta all'INPS. Non possiede allo stato attuale nessuna cooperativa. Perché non parlate con lei? E quando l'ho conosciuta, lavorava già nell'ambito dell'accoglienza. Parlate con mia suocera, chiedete a lei che è proprietaria della sua cooperativa. E io sarò il primo ad andare lì a lottare, a scioperare con i dipendenti e difendere i loro diritti. Voi avete paura delle mie idee, perché sapete che in Parlamento non vado lì per pulire la scrivania nel rispetto dei dipendenti del Parlamento, ma vado lì per portare la dignità, i diritti di chi avete abbandonato. Voi mi volete distruggere, ma non riuscirete. Anzi, vi dico una cosa, la montagna di fango, come diceva Peppino Impastato, che la mafia è una montagna di merda. Ma la montagna di fango non seppellirà le mie idee. Sì, probabilmente riuscirete a seppellirmi fisicamente, ma non riuscirete mai a seppellire le nostre idee. Non sono le idee di Abu Bakr, sono le idee di invisibili, di pensionati, di famiglie che non vivono più, di giovani, di lavoratori abbandonati, degli emigranti, dei migranti, di quel mondo che voi avete abbandonato. Voi mi disprezzate, mi odiate. E io vado fiero con questo vostro odio perché volevate il negro di Cortina. Io non lo sono mai stato, ho le mie idee. Sono una persona integra, pulita, con una rettitudine morale. Avete paura che oggi quel mondo che voi volevate in guerra tra di loro hanno deciso di unirsi e dare una casa a questo paese, agli invisibili di questo paese, alle persone escluse, abbandonate dalla politica. Io sono Abu Bakr Soumaoro, nato 42 anni fa in Costa d'Avorio, lustratore di scarpe, figlio di un contadino e di una casalinga, e mi hanno sempre insegnato il valore della ricchezza spirituale e non essere mai tentato dalla ricchezza materiale, tradendo quei valori. Non ho mai voluto tradire quei valori. Ho sempre lottato e mi sono sempre schierato dalla dignità del lavoro. Voi mi volete morto, ma non riuscirete ad uccidere le mie idee.